Il secondo carme della fotocopia che vi ho dato appartiene al terzo libro e è il numero 26. E questa volta è Indistici elegiaci, che è la forma tipica della poesia elegiaca, in genere epigrammatica. In generale gli epigrammi sono in endecasillabi, come per esempio avete visto il carme di Erotion, fra l'altro in quel caso lì, essendo un carme funerario, è ovvio che sia in distici elegiaci perché è la forma metrica consueta. Questo però è un carme estremamente ironico, con una battuta finale che vedremo. È basato sulla ripetizione costante di Solus, 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 e dice: tu solo, ahi, campi, appezzamenti di terra, e tu solo soldi, nummus sono i soldini, le monetine, candido, nome di una persona, invocativo, tu solo hai cose d'oro, tu solo hai cose di murra. Allora, la murra era una pietra preziosa con cui si facevano dei vasi molto preziosi, quindi in realtà tu solo hai vasi di murra di questa pietra preziosa, tu solo hai massica, vini massici, era un vino abbastanza buono, e tu solo hai vini cecubi del tempo di Opimo, e come vi ho messo nella nota sotto, Opimo fu console nel 121. E fu un anno buono, come si dice, se è dell'annata tot. E tu solo hai un cuore, e tu solo ingegno. Quindi, sai, tu ti vanti sempre da per tutto, io ho questo, io ho quell'altro, io ho su, io ho giù. Tu solo hai ogni cosa, complemento oggetto da omnis. E come vedete, avete un incidentale su cui dovete aggiungere un non, perché sapete che in latino doppia negazione afferma, però in italiano noi dobbiamo usare la doppia negazione. Non credere, imperativo, che io voglia negare questo. Tu hai tutto e io no, non credere che io voglia negare questo. Ma hai una moglie, come vedete, mette moglie all'inizio del verso in modo tale che, diciamo, sia in posizione, diciamo, importante, dove, diciamo, tutta l'attenzione va sulla moglie, Candido, con il popolo. Nel senso che, diciamo, tua moglie, insomma, è pubblica, la battuta credo che sia facilmente evidente. E come nel verso nel Carme 181 che abbiamo letto in un video precedente, qui avete la battuta finale che in latino si chiama fulmen in clausola, cioè un fulmine nella parte finale, o col termine greco che vi chiederei di imparare, si dice aprosdoketon, cioè sul libro, e questa battuta finale è una caratteristica tipica della poesia di Marziale.